Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studiamo insieme da Fisarmonica Superfacile, volume 3, Rutuli, un brano che trovate praticamente a pagina 24 e 25. Io avrò, sono le partiture staccate per comodità, appunto per mostrarvi in video ciò che dovete fare. Il brano è semplice, ovviamente, anzi non semplice, semplicissimo, perché insomma abbiamo tolto le terzine, note per terza e quant'altro, va bene? E per chi inizia, insomma, per questo super facile. E anche la tonalità è semplificata perché è in do, però vabbè, non parliamo di cose tecniche, e questo è il brano, ripeterla nuovamente da capo. Il brano è semplice, come dicevo prima, abbiamo tolto molte cose. Ecco qua, partiamo, c'è cioè molte cose, insomma, semplificato. Terzo dito sul sol, quindi siamo in un ritmo, diciamo, ternario, e questo, quindi un ritmo composto. E questo è il 3 in battere, si, pa, pa, qui potete pensare 3, 4, 1, quindi il terzo dito una pulsazione, 4 in battere, pollice in levare, e il terzo dito nuovamente due pulsazioni, questo 2. Fate questo, diciamo, questa prima frase per 10 minuti col terzo dito sul sol, ecco qua, si, pa, pa, 1, 2, due pulsazioni, premete il 3, sentite due pulsazioni. Bentornati, andiamo avanti. Ora abbiamo, vabbè, vedete, il quarto dito, una pulsazione, il terzo dito, qua ci sta il secondo dito, vedete, è un tasto nero, chiaro? Un tasto nero, quindi un fa diesis per capirci, no? Che conosce le note, insomma, non c'è nemmeno bisogno che lo dica io. Ecco qua, il 2 c'è scritto tasto nero, cioè vedete questo tasto, il nero è facile. E poi avvicinate il pollice, e questo praticamente, la frase, e questa è la frase successiva, quindi. Il pollice dura, diciamo, una pulsazione e mezza, cioè sentite due battiti, poi lo lasciate subito così. Due, chiaro? Quindi il 4, poi ripeto, il terzo dito in battere, il secondo, vedete, tasto nero, e il pollice qui, vedete, vicino, sono tutti e tre vicino. 3, 2 qua, il pollice qua, quindi è questo. Attenzione alla posizione sempre, non state così, non troppo alta. Le dita non alte così, questo è importante, quindi questo. E questo lo ripeterete per una mezz'ora. Quindi questo fate tam tam ta ta. Potreste fare queste due note come si scottano così. È solo una nota che scotta, solo il 3. Facciamo il 3 che scotta così, vedete. Fate pam, pa, 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 come se il 3, notate che il tasto è bollentissimo così. Chiaro? Il 3 come se scoppia, se non ci riuscite non lo fate. Collegate le due frasi, sarà così. Anche all'inizio si può fare il quarto che scotta così. Fate questo se vi piace, altrimenti non lo fate. Il quarto dito come se scotta, toccate e lasciate, anche il terzo dito la stessa cosa. Fatto questo andiamo avanti, insomma, collegate le due frasi e fate c'è scritto sol qui, vedete, andando avanti, dopo il pollice, dovreste praticamente passare sotto, scriviamo sotto, ecco qua sotto, così praticamente questo. Anzi no, no, no. Lasciamo non sotto, ecco qua, dobbiamo togliere il cerchio praticamente, tutto in diretta come sempre, il 2 non è cerchiato, tutto qua, è ecco qua,
Chiudiamo anche questo, è fatto. Allora, ecco qua. Abbiamo un secondo in levare, dopo il pollice. 2, 2. E questo, il 2 in levare, poi altre due volte il 2, il 2 in battere e il 3 in levare. Quindi questo, un la, pa, pa. Il quarto dito, una pulsazione. E ci fermiamo qui. Questa frase nuova, fino qui. Vedete? Il 2 in levare, quindi pensate, un la, pa, pa, si, il 2 e poi il 3 in levare. Quindi un la, pa, pa, il 2 nuovamente, il 3 e il quarto dito che dura una pulsazione. Quindi fate questo ed è così, eh? Un la, pa, pa. Pensate alla pappagara. Un la, pa, pa, cara, ca, ancora il 2, quindi un la, pa, pa, cara. E il quarto dito una pulsazione così. Ancora questo, quindi un la, pa, pa, cara. Fate questo per mezz'ora. Bentornati, andiamo avanti, abbiamo ora rigo successivo, quindi siamo arrivati fino a qui. Stessa posizione, dobbiamo suonare il quarto dito in battere, quarto dito in levare, quattro in battere, tre in levare, il 5 in battere, quattro in levare, il terzo dito una pulsazione, il secondo dito una pulsazione. E sarà così, eh? Quindi... quindi due volte il 4, poi 4 e 3. 5 e 4, ora il 3 lungo, una pulsazione, il 2 lungo, una pulsazione. Collegandolo sarà questo. Ora colleghiamo, ripetete insomma, questa frase per una... così forse non mi sembra compiuta, però premete questi tasti. Fatto questo, collegatele di qua, da qua fino a qua, e sarà così, eh. Un... ora vi tornerà come melodia, ancora questo, un la, pa, pa. Potreste pensarla in modo diverso, vabbè, collegata così, vedete, vabbè però poi vi confondete, vabbè lasciamo tutto com'è, è solo il modo in cui pensarla, però la parte è quella, dovete proseguire più di una nota in più per trovare questa melodia, insomma, studiarla, invece di studiarla fino qui, avreste dovuto studiarla fino qui, insomma, per trovarvi proprio bene con la melodia, poi partivate di qua fino alla fine, però non è un problema, alla fine tutte le strade portano a Roma, fate questo e la studiate fino qui, ripetete, poi collegate i due righi, sarà così. Chiaro? Aggiungete questo tasto che scotta, qua vi consiglio, e ci siamo. Siamo arrivati fino a qua, qua ta 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 ta, e qua sono le stesse tre note dell'inizio, vedete? Andando avanti così. Quindi, si va, pa. Qua pensate, ripetete, sono le tre note dell'inizio. Qua spesso in molti incontrano difficoltà, vi faccio rossa questa frase, perché questa è uguale a quella dell'inizio, vedete qua, tam, 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 è uguale proprio alle tre note iniziali, solo si ripetono tre volte, quindi pensate, la, pa, pa, la, pa, pa, la, pa, pa. È un po' difficile perché come se si riaggancia, molti alunni incontrano qua difficoltà, che è una cosa semplicissima, quindi questo, la, quindi la, pa, pa, la, subito il pollice, il 3 nuovamente, ed è così. E poi il secondo dito per chiudere, due pulsazioni, non complete perché in levare ci andrà un'altra nota. Nel frattempo, mentre lo tenete premuto, cambiate anche il dito sullo stesso tasto, così. E c'è scritto cambia. Cambio, ecco qua, ve lo evidenzio, fino a qui lo facciamo per ora, quindi ricordatevi qua tre volte la stessa cosa, ripete, quindi la, pa, pa, la, pa, pa, la,
pappa facilissimo, però spesso sbagliano, attenzione anche voi. Quindi il secondo dito qui, che lo tenete premuto quasi due pulsazioni, e cambiate dito dal 2, mettete il pollice senza lasciarlo, va bene? Bene, fatto questo andiamo avanti. Ecco qua, andando avanti vedete queste ultime note sono uguali a queste qui sopra, quindi un ta 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 uguale a queste, tam tam, fino qui sono uguali, ed è così, due levare, quindi un, invece suonare nuovamente il 4 c'è il 3, quindi è questo, un la pa pa, un la pa pa, 4, poi 4 3, quindi ecco qua, fino a dove avete studiato prima, sì, lasciamo tutto come era prima, la stessa frase di sopra, vedete, questa di qua che avete imparato dal 2 fino a qui, si ripresenta nuovamente qua, dal 2 fino a qui è ancora uguale, semplicissimo, chiaro? Pensiamolo così che è più semplice, quindi 1. Ora abbiamo il quarto, andando avanti, 4, imbattere, 3 in levare, 2 imbattere, pollice in levare, così, poi giriamo qui, 2 e poi il pollice, ed è così, girate ancora questo e fatevi questa, diciamo, scala per una mezz'oretta magari, non saltate così ma dovete girare col terzo dito, fate gli esercizi insomma di questi passaggi che abbiamo, insomma, c'è una playlist dedicata proprio a queste, questi passaggi, ecco qua c'è tutto, gira, fate questo, vi mostro in video ciò che dovete fare, questa scala qui dal 4, tam ta tam ta, girate tam ta ta, fatto questo collegate questa parte dove vi dicevo di qua che ripete sempre la stessa cosa e molti sbagliano, ed è così, quindi vabbè, potete poi ripetere questa ben fatta, poi tutta la parte, ed è così da capo. Battere la pausa, in levare andrà un'altra nota, quindi questo pausa pausa un, e si ricollega alla parte B, chiaro, la parte B che è questo terzo dito sul sol, terzo dito sul sol, chiaro? Andiamo avanti velocemente, terzo dito sul sol, questo un, questo terzo sul sol che vi annoto qui, insomma, terzo, scrivo sol sopra, quindi ve lo mostro solo una volta, in levare, memorizzatelo, un, il 3 in levare sul sol, l'ho annotato qui, quindi un, il 3 in levare sul sol, 3, 3, 4, 2, 3, 3, facciamo questa frase, che è così, eh? Sol, 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 la, mi, sol, sol, per chi la gente, sol, 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 la, mi, sol, sol, però leggiamo i numeri per ora, un, sol, 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 farete così, il pollice qua ci vuole, ecco qua, il pollice, questo, un, ancora questo, un, sol. Quindi il 3 in levare, poi altre due volte il terzo dito, poi 4 il pollice, e due volte il terzo, chiaro, quindi è un, qua questa piccola correzione, però insomma poi la troverete già sistemata sulla partitura, e qua fate questo per mezz'ora. Bene, andiamo avanti, ora imbattere la pausa, in levare il 3, poi 3 4 3 2 1 2 2, e è questo, quindi un, mamma purita, quindi un, il 3 levare, poi 3 4 3 nuovamente, 2 il pollice, due volte il 2, e questo, quindi un, e ripetete questo per una buona mezz'oretta. Il metronomo è velocità 54, quindi
Di qua fate questo, quindi un manapoli pa. Bene, andiamo avanti, abbiamo il pollice, ora c'è scritto sotto, quindi dopo il 2. Pausa il pollice sotto, cioè è sul solo praticamente, quindi un. Quindi questo un, il pollice, poi nuovamente il pollice. Uguale all'inizio, alla parte iniziale, solo con dita diverse. Inizialmente lo facevamo col 2. Qua per comodità col pollice, un. Cambia solo questo, insomma, quindi dopo aver fatto due volte il 2, giriamo sotto col pollice, un. Questa è la frase nuova, cioè nuova c'è poco da essere nuova. È la stessa dell'inizio, vedete qua che andavamo col 2, cambia solo i numeri, cioè le dita diverse, tutto qua, ma le note, i tasti per capirci sono gli stessi. Se avete difficoltà mettete il 2, fatelo così, insomma non è un problema, non muore nessuno, però se riuscite a farlo col pollice va bene. Poi andiamo avanti, fatto questo collegate tutta questa parte B, che inizia da, insomma, vabbè, ho messo il 3 qua, tutta questa parte. E poi, ultima nota di questo secondo rigo a pagina 25, un. E qua anche il pollice, ripeterà la stessa cosa che avete fatto sopra poi, è ripetitiva. Ora, vabbè, colleghiamo questa parte B, questi due righi iniziali, quindi un. Un. Sotto un. Come prima, cambio solo di dita. Il 3 uguale a prima, quindi abbiamo questo 3, vedete? Questo 3 che non è altro quel 3 che era in levare, che trovate insomma l'ultima nota della pagina precedente, chiaro? Però quindi è la stessa cosa, andando avanti non cambia più nulla, quindi è come sopra, sì, non cambia nulla, il pollice sotto, ecco qua, dove cambia ve lo cerchio, quindi qui è tutto uguale, questo 3, come ho detto prima, questo rigo è uguale a questo, qua ancora uguale a questo, dove cambia ve l'ho cerchiato, quindi ecco qua, prendiamo da qua, e c'è il 2 per chiudere, insomma, come è questo, invece di fare, fa questo praticamente, girate e gira ancora, quindi questo va bene, quindi dopo aver fatto, ora cambia il 2, il levare, pollice in battere, giriamo col 3, poi il 2, 1 il levare e giriamo nuovamente col 2. Va bene? E questo quindi dal 3. Ancora questo, quindi girate, girate ancora col 2. Col metronomo è così, quindi ascoltate. Va bene? Ed ecco qua. Da questo girate e girate nuovamente. Fatto questo, collegatevi tutta la parte che in sintesi sono due righe, cambia solo questa parte finale. Bene, fatelo per qualche settimana. Una volta arrivati qua, insomma, dovete riprendere tutto da capo, quindi dall'inizio. Riprendendo dall'inizio potreste non mettere i bassi all'inizio oppure metterli. I bassi avevano messi alla fine. Il finale come funziona? C'è scritto da capo a quel simboletto e poi il finale, il simbolo qui e poi si va al finale, vedete? Si ripete da capo, quindi tantissime volte tutto il brano, quando volete finire arrivate qua e fate il finale. Ora vi faccio ascoltare questa battuta e poi vado al finale, ed è così, quindi ora sono al finale, poi il 2 e 5, collegandolo è questo, quindi poi il 2, poi il 5. Ovviamente l'aggancio non si deve sentire. Quando lo studiate potete fermarvi, poi in fase di esecuzione no. Dovete arrivare dove c'è quel simboletto e fare questo finale. Ripetetelo per insomma, una mezz'oretta. È facile comunque.
Va bene? Allora andiamo con i bassi dopo che l'avete ripetuto, diciamo, qualche settimana, e la mano destra, insomma, la parte melodica va da sola. Potete inserire i bassi. È questo qua. Questa è una tarantella, quindi... Oh, oddio, qua è uscito tutto valzer, ecco qua. È una tarantella, quindi... Tarantella, tarantella... bello della diretta, una tarantella, non valzer, ecco qua. Quindi vedete, tarantella, quindi ovviamente, insomma, è sfuggito, ma ecco qua. Quindi abbiamo... Poi il terzo dito, basso accordo... Quarto dito basso accordo, alternato, accordo, e poi andiamo sui bassi su sol settima, cioè uno settima, su due l'accordo, poi due, alternato, ora i bassi su do, cioè posizione 0, poi tre volte la stessa cosa. Secondo dito vado sul sol settima, cioè uno settima, e faccio anche il cambio. Basso accordo, solo l'alternato, l'accordo, basso accordo, l'alternato, e sul 3 va l'accordo. Questo è già il terzo dito e fa parte della parte B. Chiaro? E ripetete poi tutto dall'inizio. Fatto sentire all'inizio. Vi metto i bassi alternati, ve li evidenzio per chi volesse magari ritornare su questo video, oppure metterli direttamente ora. Vi sconsiglio di metterli subito, insomma, per chi inizia mette prima i bassi non alternati e poi li metterà alternati. Se però la cosa vi risulta non molto difficile, mettete alternati. Ci sono gli esercizi dedicati solo ai bassi, ricordate, non è che in un attimo mettete i bassi così, eh? Ecco qua. Bene, la seconda parte vi metterò anche la stessa cosa, evidenzierò insomma i bassi alternati al volo, così magari avete modo, non so se vi aiuto questo fatto che insomma la faccio molto lentamente per farvi capire i bassi, oppure non c'è bisogno, li capite già. Questo insomma è una cosa che poi magari a questo video mi lascerete un commento, insomma lasciatelo, perché insomma è un modo per insomma, far sì che le lezioni siano su misura per voi. Ecco qua, quindi avete il terzo in levare, che è questo qua con l'accordo, come vi avevo detto prima, e questa è la pagina nuova con i bassi più evidenziati, quelli alternati, ed è così. Solo l'alternato in battere, il 3 con l'accordo. Ora su sol settima c'è uno settima, solo il basso alternato. Bassi sul do, l'alternato, c'è il stesso tasto, quindi cambi col 3, alternato, come prima, qua cambia, giro, alternato, ora giro nuovamente, i bassi sul do, basso accordo e metto lo stop, senza alternarlo lo stop. È tutto da capo, è tutto, è chiaro? Per il finale, quindi faccio da questa battuta per andare al finale, e sarà così. Qua mi trovo con i bassi sul sol settima, ora vado al finale, sul 5 tutti e due bassi di do, cioè posizione 0, sol settima, cioè 1 settima, tutti e due bassi sul 2, e sul 5 su posizione 0, cioè do i bassi, e questo poi con un metronomo, è così, e abbiamo finito. Va bene, le note finali come se scottano, li lasciate, ta ta, questo, poi come se c'è il quinto, poi il resto è pausa. Eccoci qua, quindi la parte con i bassi alternati li ho evidenziati ora. Bene, per oggi è tutto, quindi un brano molto semplice, anche
tonalità molto semplice. Bene, per oggi è tutto. Quindi, se vi è piaciuto questo video, condividetelo sui social, darete la possibilità ad altri di imparare questo brano e farmi capire che effettivamente siete interessati ad altri brani, perché se ci sta poco interesse, insomma, faccio ben altro. È inutile fare delle lezioni per me stesso. Quindi, se siete parte attiva anche voi che condividete e c'è interesse, ha senso fare altri brani, altrimenti non ha nessun senso. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!